Inizia con la presentazione delle 24 formazioni presenti il 18° Memorial Luciano Pezzi, organizzazione affidata alla società locale ciclistica Santerno Fabi Imola in collaborazione con la Fondazione Luciano Pezzi. Prima della partenza anche l'inaugurazione della nuova pista ciclabile sulla via Emilia e Toscanella intitolata al mitico Marco Pantani, una cerimonia che ha visto la presenza in Piazza Libertà a Toscanella del sindaco di Dozza Luca Albertazzi, di Fausto Pezzi, dei genitori di Marco Pantani e di Sebastiano Gavasso. Da affrontare un percorso insidioso con una prima parte scorrevole e veloce, con partenza dalla piazza di Toscanella e 5 giri completamente pianeggianti, con l'attraversamento dei comuni di Imola, Pontesano e Casola Canina, per poi imboccare la via Emilia ed affrontare la breve salita di Monte del Re. Un primo approccio con le classiche pendenze emiliane, per poi dirigersi in una zona traguardo situata in via 20 Settembre, località Dozza. Una breve ed insidiosa salita sufficiente a proporre la giusta selezione tra i contendenti del trofeo Luciano Pezzi, giunto alla 18esima edizione. Numerosi tentativi di allungo, ma vantaggi minimi. Nel gruppo sempre in grado di rimescolare le carte in odore di traguardo, con le maglie delle formazioni più quotate sempre in prima fila per evitare tutte sorprese. Sull'ultima scalata alla salita di Dozza, inserito nel club dei 100 borghi più belli d'Italia, un finale adatto ad atleti in condizioni e con fondo. Gara che, come dicevamo, ha visto il plotone sempre attento e vigile, nonostante il coraggioso tentativo in solitaria di Federico Chiccoli della Santa Maria Codifiume, che ha certamente contribuito con il suo allungo a preparare la strada al compagno di formazione Emanuele Anzaloni, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione. Eccolo tutto solo sul traguardo, tra gli applausi del numeroso pubblico presente, un'azione decisa che gli ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio. Seconda piazza per un altrettanto meritevole Eugenio Raschi, tesserato per la formazione Team Airone, che giunge sul traguardo soddisfatto della propria prestazione con un ritardo di una trentina di secondi. Buon terzo posto grazie alla migliore freschezza nello sprint degli inseguitori, Filippo Patrian Monsellice sul traguardo con un ritardo di circa 35 secondi dal vincitore. 18° Memorial Luciano Pezzi a Dozza, una lunga fuga nel finale per Emanuele Anzaloni e una bella vittoria. Sì, una grandissima vittoria, sono partito via, avevo le gambe buone, ci ho provato ed è andata bene. È stato bellissimo perché la mia prima corsa di ciclismo l'ho vista qua 2 anni fa e vincere qua per la prima volta su strada è una bella emozione. Secondo classificato, anche tu, eri in fuga, ci è mancato poco, quindi è un secondo posto che però in realtà su questo traguardo è secondo me un bel punto di arrivo per adesso e di partenza per le prossime corse, no? Sì, è già un paio di gare che mi muovo abbastanza bene. Oggi volevo andare bene in questa gara già da inizio anno. Non c'è male. Tu hai vinto la volata del gruppo, finale tosto, insomma, come l'hai visto? Sì, sono riuscito a regolare il gruppo dall'inizio della volata, anche se giù c'è stato un contatto con uno di un'altra squadra. È stata una gara sicuramente molto tirata dall'inizio, poi è scesa un po' l'andatura, ma comunque è stata una bella gara. Questo l'ordine d'arrivo: Emanuele Anzaloni della Santa Maria Codifiume ha coperto i 78 km e 500 metri in 1 ora e 57 minuti, alla media di oltre i 40 km orari. Seconda piazza per Eugenio Raschi del Team Airone, terzo Filippo Patrian della Monselice, quarto Flavio Cuppone, quinto Sala Saramano, sesto Graziano Nicola, settimo posto per Filippo Baroncini, ottavo Loris Geri, nono K.
Kevin Previti e decima posizione per Alex Raimondi. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.